Ma io vedo un esploso. Io dovevo buttarlo e tu me lo hai esploso. Hai fatto molto bene. Abbiamo ridotto l'entropia. Beh, oddio. Ordine. Riduzione dell'entropia. Allora, vedo già delle cose molto interessanti. Quindi effettuerei un'analisi di questa interiora. Sì. Che ne pensi? Vedi quello che... Allora, partiamo dalla latta. Questa è latta. Metallo. Metallo con frammenti plastici di vario tipo. Ma questo è inutile sostanzialmente. A meno di non ribatterlo a martellate e costruirci delle cose. Quindi lo cominciamo a mettere da parte, direi. Che ne pensi? Sei d'accordo? Questa è la roba che va gettata? Beh, sì, direi di sì. Questo insieme, direi, alle parti di plastica. Ok. Come è giusto questi. Fare. Sì, e quindi abbiamo plastica e metallo. Stiamo decomponendo. Sì, questi diciamo che non servono. Questi nemmeno. Qui c'è un simbolino DVD. Che non so, potrebbe... C'è scritto DVD, se ci fosse stato scritto invece Gotowi, sarebbe stata una cosa differente. È stata l'apoteosi. L'apoteosi della superfetazione. Questo lo buttiamo qua. Qui abbiamo altri ammenicoli. Guarda che bello questo. Non serve a un cazzo, quindi lo buttiamo. Cosa ti sembra interessante qui? Allora, quello che non prendi tu, trafugherò io. Ah, e allora comincia a trafugare tu intanto. Perché so che ti interessavano questi oggetti. Sì, 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 la testina. Questo è un motorino in realtà. Sì, sì. Questo potrebbe anche girare. Si vedono gli avvolgimenti. Sì, ed è incredibile quanti avvolgimenti ha. Questo è veramente... Veramente bello come oggetto. Sì, sì, è pazzesco. Sembra una serie di flussi canalizzatori. Poi c'è un cavetto messo a minchia. Qui, vedete, un cavetto posizionato ad minchiam. E questo e questo anche. E quindi la testina gira. E qua vediamo forse il meccanismo, perché io non ho mai capito come fa a trasferire il segnale se la testina è rotante. Cioè, se questa cosa, io ovviamente ero fuori inquadratura, se questa cosa gira, sì. Cos'è che sta girando? Sta girando questa parte qui, sì, perché ma qua rimangono fermi. Quella quindi, è bloccata sulla sì, plancia. Ok. Quindi qua lui ha un avvolgimento che poi trasmette a questi avvolgimenti, immagino. Ce ne so, io l'ho aperta, uh-huh. E ce ne sono, poi non so se riusciamo ad aprirla, e c'è tipo una spirale dentro di avvolgimento. Ah, ecco. È come se fosse un trasformatore a spirale. Oh. Andrebbe aperto per vederne le meraviglie. Sì, ma noi non lo apriremo. Però noi ce ne... Perché questi ti servono, ce ne sbattiamo il cazzo nonché le palle. Qui abbiamo una cosa invece interessante che io conservo, cioè le molle, e di solito le vado a mettere nel cassettino delle molle che si trova lì. Sarebbe? In basso, tutto in basso. No, 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 sì. Piombi, cuginetti, dai. Ci deve essere un cassetto cosiddetto molle. Molle? Ecco, è un cassetto molle. Quindi attenzione. E ci mettiamo le molle. Queste le conservo sempre perché si recuperano per riparare cose, lo sai meglio di me. Sì, sì. Registratori. Le molle tendono ad arrugginire negli apparecchi vecchi. Poi, le viti sono interessanti. Allora, le viti vabbè, sempre a caso? Uh-huh. Le viti vanno nella mia ferramenta di fiducia, che è qua. Però non so se riesco a prenderla. Però c'erano altre viti. Ah, pure ah. No, queste sono già separate per tipo. C'erano quelle... Ecco, tutto qua dentro. Tipo occhiali, quelle proprio piccolissime. Sì, quelle piccolissime, c'è un cassettino apposta. Microviti, è scritto sempre lì. C'è il cassettino delle microviti. O viti portatili, qualcosa del genere. Ci deve essere, c'è. Viti laptop va bene.
Queste non sono viti laptop, ma noi ce ne sbattiamo come al solito. È proprio in qua. Cameriere. Vieni qua. mi devi fare bestemmiare allora. Aspetta, che qua non è finita. Ok, le viti se ne vanno a fanculo. Mentre nella ferramenta ci mettiamo tutte queste, che sono viti per plastica. Autofilettanti più o meno anche per il ferro, però vaffanculo. Ti servono delle viti? No. Vai, vai. Cadranno in terra, lo so. Poi che cazzo ti serve ancora? I motori? I motorini? Perché a me non serve un cazzo. A me servono questi. Perché con questi io ci farei dei cazzi. Ci si possono fare dei cazzi avvitatori. Quindi si possono costruire dei cacciaviti. E quindi di solito questi li piglio. Quindi questo lo metto da parte. Questi li metto lo stesso qua, perché? Perché me ne fotto. E anche questi li metto qua. Con questi ci faccio degli inserti per uretre. Cinghiette. Sì, sono un po' ingottite. Però guarda, c'è un cassetto di quelli, l'ultima fila di cassetti, no? Accanto, l'ultima fila. Ecco, sì, ci deve essere un cassetto con scritto cinghie in basso, dei due in basso. E quindi possono andare qui. Ecco, perfetto. Solo che non so come si apre, eccolo qua. Cinghie, vai, tranquillo, perfetto. Sono vecchie, ma vaffanculo. Queste sono le testine. Ah, ok, ma quelle non me ne faccio un cazzo, no, non ce ne facciamo un cazzo mai. Ah, le recuperi. Questi? Nemmeno. Ah, ma tu proprio recuperi? Tutto. Questo è un cacapstan, ma non me ne faccio niente. E allora ti prelevi anche i motorini, il relativo circuito. La terna dei motori. E ti servono dei pulsantini. Da qui adesso si deve capire cosa si può recuperare. Sì, ma intanto continuiamo con le troiate. Laser. Questo è un laser, ma io con i laser non me ne faccio un cazzo mai. Ho laser, Rudy, e posso usarlo. Bene, ottimo. Userai il laser. Questa lampadina? Il laser. Poi qua abbiamo delle ruote dentate con cui non ho mai fatto un cazzo in tutta la mia vita, per cui non mi interessano meccanica. Minimamente. Sezione meccanica. Andranno nella sezione meccanica. Oh, il sonno è forte in me. Qua altre ruote dentate. Questi ti servono sicuramente. Quindi questi poi saranno dissaldati. Qui puoi premere un tasto e inserire dell'audio, quindi mi sembra ovvio. Allora, queste pure sono per te, no? Sì, qua c'è il motore con tutto quanto la situazione. Queste non me ne faccio un cazzo. Con questi si possono fare diverse cose in realtà, tagliandoli a misura quando se ne rompe uno nei circuiti. È possibile utilizzarli e recuperare parti, però questi ci faccio le sospensioni di solito e devo avere un cassettino con questi gommini. Però sinceramente non so dov'è, quindi penso che o me ne sbatterò o li metterò qua, ma ti possono servire secondo me, quindi pigliatilli perché è necessario. Ora abbiamo tre schede, questa è la logica generale del sistema e di solito io da qua recuperavo neanche il modulatore. Questo non è un modulatore in realtà, questo è un ingresso passante, non modula. O no? Modula? Aspetta, in realtà potrebbe essere un modulatore TV. Bisognerebbe indagare, ma sono senza occhiali. Bisognerebbe recuperarlo con molta delicatezza. Tipo, ecco, tieni qua, ecco, così lo recuperiamo con delicatezza. In modo da indagare, forse dietro c'è scritto, qui, nel circuito, ci sono delle pedinature? Sì, c'è un pinout, lo studieremo. Mentre queste sono cagate e vomitate, dovremmo dare un occhio ai condensatori, ma sono piccoli. Questo sono... lo estrarremo, no, ma è troppo... Cioè è troppo VCR, capito? È già, come dire, è stronzo. Questo. Pulsante.
Non mi piace. Questo? No, io non me ne faccio un cazzo di queste cose. Sì, ma effettivamente non c'è tanto. Cioè, non c'è niente. Ci sono solo i condensatori che sono piccini. Sì, io comunque, se avrò tempo li estrarrò. Ma qua è un lavorone. Questa invece è la logica, proprio la logica. Questa era nel... E qua non c'è un cazzo da recuperare. Nel lettore CD, DVD. Sì. Da EV. Ma questo non c'è niente da recuperare, se non i condensatori, se sono di marca, perché solitamente sono delle cagate cinesi. Quindi non vale la pena. SRA. Cioè, di solito io queste schede le tenevo nelle scatole IKEA. Quando mi serve un componente, le prendo, vado a cercare quello che mi serve e lo recupero. Sì. Però ne ho troppe e quindi basta. E questo è l'alimentatore. L'alimentatore potrebbe essere utile perché funziona già di suo come alimentatore. Quindi entri qui con la 220, credo. Sì. E poi ti ottieni le tensioni di funzionamento di lavoro. Sì, questo è l'arredizzamento finale. Però è un po' cotto, chissà se funziona. Io credo di sì. Quello che mi interessa molto è questo invece, il condensatore da 47 microfarad a 400 volt, perché questo è buono, per le riparazioni degli apparati a valvole che usano condensatori ad alta tensione. Quindi secondo me potrei recuperare questo e vaffanculo. Poi ci sono queste zone di filtraggio. Sì, ma quelle non... Vabbè, quello che non recuperi poi lo prendo io e dissalderò il mondo. Oh, e io ho sonno. Non si capisce un cazzo, non ci vedo. Allora, qua abbiamo dei pidini identificati con SD, ASDN, SDAM, BSGUL, VIN, H, SV1, SV2, ASDR, SGL, SDA, IF, SF, IF OUT, IF VIDEO, RGID OUT, Ragismen. E quindi non so, secondo me questo non mi suona come un modulatore TV. E in realtà però potrebbe esserlo, perché questi videoregistratori come li collegavi? Con la SCART e basta? Bisognerebbe cercare queste sigle su Google. E quindi possiamo... Ah, ma ci sono le stesse diciture, sono qua dentro, all'interno. Sdarf, adg, vitra, hsdvsuna, fin, folis, out. Ma non si capisce un cazzo, però. Ah, qui c'è scrall, sdrib. Save, no. Allora. Vuoi leggere la sigla? Se no non vedo un'energia. Allora, LQTMIGKIQ5? Sembrerebbe. L. Un culo. LQTMI trattino GKIQ5 Q5 glutammato receptor, recettore del glutammato, interessante, una proteina, molto bene, questa è una proteina. Allora cerchiamo 97P7621900, ma questo probabilmente è un seriale. 97P come 7621 900. Non si capisce. No, questo è un sintonizzatore. Sintonia, ma non è... Non esce il video, non lo esce. Questo è sintonia, non trasmissione radiofrequenza. Quindi con questo oggetto praticheremo il mnesbo. Mentre qua... Invece praticheremo l'uccellagione estraendo questo condensatore di marca veramente infima. Veramente un condensatore infimo. Marca non si sa, RS, RSS. Che troiata.
400 volt, però guardate qua, ci sono delle feci qui sotto, c'è della materia fecale, vedete, quindi probabilmente questo condensatore ha perso dell'acido e quindi questo condensatore si schiaccia nei piedini prima di buttarlo, dopodiché si butta nell'umido. E abbiamo capito perché questa cosa era guasto. Mentre da qua io sinceramente non recupero niente. Sono interessanti questi che sono condensatori ad alta tensione. Infatti questo è da... Da non vedo un cazzo. 4700 picofarad. No, è da 250 volt. Questi sono ad alta tensione. Questi qua. Infatti... 100 picofarad, 1 kilovolt. Questo qua potrebbe meritare un'estrazione. I condensatori no, perché io i Samyong li schifo proprio con il catarro, mi inducono catarro, così come quest'altra marca sconosciuta mai vista prima. No, mi dispiace. Io dico no al catarro. Questi li montano in Qatar, ma noi non siamo in Qatar, quindi niente catarro. Un kilovolt e basta, direi basta. Caffettiera rigorosamente trovata nella spazzatura. Piastra, cucina, devo sistemare solamente questa lampadinetta qua, ma in realtà funziona. Trovata nella spazzatura. Nel suo imballaggio originale, tra l'altro, quindi nuova. A questo punto dobbiamo solamente attendere che si compia il miracolo della caldaietta. Non so se è uscito il caffè, però, No, dovremmo sentirlo uscire, effettivamente. Io passerò così. No. Ok. Niente zucchero? Caffè, zucchero? Sì, no, zucchero. Solo che io non ti avevo ripreso mentre facevi questa cosa. Poi le puoi usare tu. Saccarosio, del puro saccarosio. Cioè, questa caffettiera è fenomenale, come si fa a buttarla via? E tra l'altro fa un caffè veramente buono. Dimmi se sei nell'inquadratura. Sì, forse sono un po' troppo alto qua, troppo... ecco. Va bene. Adesso sono troppo basso. No, ma andava bene, guarda. Cioè, devi decidere tu. No, va bene. Io che cazzo ne capisco. No, va così. Eccola qua, così va. Capisco veramente un cazzo.
Secondo me questa tazzina di caffè è estremamente fancy. Anni 70, vetro giallo. Purtroppo non è vetro radioattivo. Allora, siamo qui. Eh sì, siamo qui. Siamo qui. Porco d***a. È il caso di salutare? Io credo di sì. Già. Quindi, chi dobbiamo salutare? Allora, io volevo ricordare anzitutto che tu hai un canale. Mm-hmm. Quindi, prima di salutarci... Beh sì, il canale che si chiama, se non mi sbaglio, Asbesto Molesto, ma comunque lo troverete voi in descrizione o sovraimpresso da qualche parte qui. E... dove comunque tu... Sì, dove faccio cose, smonto cose, bestemmio purtroppo perché sono fatto male, come sono fatto male. E quindi è un canale da ridere per ridere. Vabbè. Però allora... si fanno cose di scienza e di scemenza. Ok, grazie. Vabbè. Sì, io mi sono girato a guardare il film con la...